Siamo andati in casa, si è frugato, gli ha dato maglioni, scarpe, camicie, giubbotti, berrette. Voglio dire, se si era razzisti, se lasciavano così com'erano. Non ci stanno gli abitanti di Badia Prataia a farsi definire razzisti. Dopo le proteste dello scorso anno per il possibile arrivo di 100 migranti, in paese adesso si sono calmate le acque. Venerdì scorso a Badia Prataia sono arrivati i primi 10 migranti provenienti dalla Nigeria e dal Senegal, ospitati nella pensione Bella Vista. Questi ragazzi sono 10 e vengono 5 dal Senegal e 5 dalla Nigeria. I senegalesi sono di lingua francese e sono musulmani. I 5 nigeriani invece parlano inglese e sono di religione cattolica. La loro storia è un po' quella di tutti i profughi, la necessità purtroppo di abbandonare il loro paese per avere un futuro che cercano qua in Europa. A Badia Prataia oggi si respira un clima più disteso, l'arrivo dei 10 migranti non ha infatti scosso la comunità, che anzi si è stretta intorno ai nuovi arrivati aiutandoli come possibile. Questo è arrivato adesso, altro abbigliamento che gli abitanti di Badia ci stanno veramente aiutando in questo, stanno dimostrando che questi ragazzi sono ben accolti all'interno della comunità. Loro giocano a biliardino, parlano con noi, facciamo fatica a parlare noi italiani con la parlata loro francese, però a gesti ci capiamo. Questi ragazzi sono usciti, sono andati alla messa e sono entrati al bar e lì sembrava che ci fossero da sempre questi ragazzi, no? Capito? Allora, quindi è già cambiato un parere. Ma gli arrivi a Badia Prataia, secondo quanto stabilito dal governo, non sono finiti. A breve, infatti, altri 15 migranti potrebbero arrivare nella frazione di Poppi. Gli animi dei badiani si sono già accesi, ma come sottolineano, non per una questione di razzismo, ma unicamente di numeri. Riusciremo a gestirli bene e a tenerli con noi, integrarli proprio veramente. Se sono 10, se sono più, dopo inizieranno i problemi, perché siamo veramente pochi, quindi se loro ci superano di numero, dopo va più bene. Guarda quanti siamo stamattina. Metteci 25 parini, mi fanno pena, ma sono tanti.